Malena. Ma a parte ciò che Saitama e Faccia Amara sembrava stessero facendo, c'è da dire che comunque questo quinto episodio di One Punch Man 2 non è che mi abbia colpito chissà quanto. Voglio dire, accadono tante cose, ma la storia va veramente poco avanti. Sinceramente l'ho ritenuto abbastanza confusionario. Ma prima di parlare vi invito a cliccare sulla campanellina per non perdervi i notifici sui prossimi video e lasciare un like. Detto ciò, possiamo iniziare. Allora, in fondo secondo me stavolta c'è veramente pochissimo da dire, perché come vi ho detto vediamo tante cose, ma effettivamente ne succedono poche. Sì, prima di tutto possiamo ammirare la conclusione dello scontro tra Mazza Metallica e Garo. Devo dire animato un po' come al solito, animazioni abbastanza decenti, alternate ad alcune veramente buone, ad altre che purtroppo calano, e con una regia non troppo convincente, di certo non terribile, ma neanche tutta sta gran cosa, un po' come sempre. Tant'è che ci sono alcuni movimenti dei personaggi che mi sono piaciuti parecchio, altri, come vi ho detto, secondo me non sono riusciti molto bene. Però si parla di piccolezze, alla fin fine lo scontro è abbastanza veloce e scorre. Poi in generale, per quanto riguarda il livello tecnico dell'episodio, devo dire che si attesta di solito sul livello standard. Poi, che dire, appare la sorella di Mazza Metallica, vediamo altri scontri tra un sacco di eroi abbastanza inutili, vediamo quelli dell'associazione preoccuparsi, continuiamo a vedere un po' quel centopiedi in CGI, che secondo me nello scorso episodio funzionava un po' di più, vediamo gente a caso, ma poi focalizziamoci sul famoso torneo di arti marziali che stiamo aspettando da chissà quanti episodi. E indovinate un po', in questo episodio vediamo semplicemente il prologo di tutto il torneo. E questo anche perché quel maledetto conduttore si è messo ad elencare ogni cazzo di eroe inutile che parteciperà a questo torneo, facendo una particolare attenzione ai tre personaggi che sono i più importanti, tra cui Saitama vestito da Charanco, il personaggio nuovo che abbiamo visto alla fine dello scorso episodio, ed un altro che in realtà hanno messo lì come importante per il torneo, ma sappiamo già più o meno che fine farà. Ma alla fin fine neanche in questo episodio vediamo praticamente nulla di che del torneo, perché praticamente all'improvviso, veramente all'improvviso, l'episodio finisce proprio quando, guarda caso, arriva Saitama che deve combattere. Però subito dopo l'ending vediamo praticamente lo scontro di Saitama, che durerà praticamente qualche decimo di secondo, tirerà il solito pugnettino così, ma ovviamente la folla penserà che quel tizio era debole e che Saitama ha avuto solamente fortuna, perché appunto quel tizio era debole e lui non è forte. E sta cosa, come sempre, mi infastidisce un po', ma vabbè, dettagli. Tranne però ovviamente per Genos, che se ne rende conto e che sta praticamente sugli spalti, ed anche per quel personaggio famoso che ancora non è stato per nulla approfondito. Ah, piccola nota di merito va a quella presenza veramente piccola in una scenetta di Tempesta, perché io l'adoro, mi piace troppo, e vederla anche solo per quel decimo di secondo così, tanto per, mi fa sempre piacere. Quindi sinceramente un episodio abbastanza deludente, questa volta però dal punto di vista narrativo e non tecnico, perché riponevo parecchie aspettative, e alla fine lo scontro tra Mazza Metallica e Garo è andato abbastanza bene, è stato chiuso, ma poi hanno aperto miliardi di questioni, ci hanno mostrato un sacco di scene in modo abbastanza confusionario, senza focalizzarsi su nessuna di queste, e alla fine del torneo ancora non abbiamo visto nulla di che. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione su questo quinto episodio di One Punch Man 2, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi a Instagram e ci vediamo in un prossimo video.